Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautori Gaming Network. Eccoci qua con una nuova puntata di Ghost of Tsushima. Proseguiamo e salutiamo Caprione che è già arrivata, ben ritrovata. Sì, ti ho mandato gli scudi così perché ormai quando ti vedo mi viene in mente chiedo scudo e quindi ti ho mandato due scudi così in amicizia. Allora, proseguiamo. Fa un caldo importante oggi, quindi speriamo di farcela, così continuo con il mio mazzarresimo, visto che mi è stato detto che faccio tipo mazzarri con le scuse in certe circostanze. E niente, fa caldissimo. Proveremo comunque a beccare, o meglio, a conquistare il castellone, perché eravamo abbastanza vicini come missioni principali, penso, per andare a prendersi questo castello. Oltre a quello vorrei... Vediamo un po' quanto tempo abbiamo, ecco. Però... Vorrei fare sicuramente quello di principale, poi capire magari sti spadaccini qua vorrei finirli. E poi vediamo un po' come siamo come tempistiche. Allora, siccome dobbiamo andare laggiù per strada, comunque vorrei fare un pochino di cose per strada, anche perché sono utili per avere dei punti di viaggio rapido. Siamo qua, io direi che potremmo andare verso questa fattoria. La liberiamo, poi andiamo a fare qua sto coso e poi siamo praticamente arrivati invece qua che ci serve. Hai paura di accendere il PC perché fa caldo, immagino. Fa un fottuto caldo. Oggi è esploso all'improvviso, una giornata veramente molto molto calda. E tocca tenercela e fare del nostro meglio, signori. Aspetta, dove sta un portone qua? Allora, sì, perfetto. Spertugiamo? Si può? Sì. Prendiamo il cavallozzo. Cavallo! Olè. E andiamo verso gli disconosciuti perché effettivamente non ci siamo mai stati. Attenzione, c'è un piccione. Ha fatto dribbling. Dove cazzo è finito? Ah, sta... Ah, boh, ma forse ci porta semplicemente di nuovo là. Allora niente, può starsene lì. Prenditi il bastoncino, bravo. Bella questa tipo sorta di... Cosa? Una foresta di bambù, non saprei. Cos'è queste casupole? Ci sono nemici? Perché noi facciamo casino anche qua. Guado del fiume sibilante, sì. C'è casino anche qua. Io quasi quasi farei casino anche qua a sto punto, onestamente. Sono in vena di fare morti. No, ho sbagliato tasto. Sei un pescatore, ma morirai. Mamma mia. Quella forza brutta dell'arco. Ah, guarda là il tipo là in alto. Se lo becchiamo sarei molto contento. Mamma mia, con quale forza questo arco lungo? Bello. Non l'abbiamo usato quasi mai, ma... Bello devastante, onestamente. E adesso ti devi spostare, ma sarai bastardo. Vabbè, andiamo piano piano, ci avviciniamo. Fai una sauna importante davanti al PC, ma guarda, ma ti capisco bene, guarda, oggi l'ho sofferto il caldo, devo dire. Toh, cazzo, l'ha preso in panza e non... Non è morto. Figa, devi morire però. Oh, che facciamo il Legolas della situazione qua, che cazzo. Abbiamo usato un sacco di frecce però, eh. Ma proprio tante. Però abbiamo fatto anche un grande... Una grande smaltita di stronzi, onestamente. Che fa? Lotta da solo? È rimasto da solo? No. Vabbè, sono rimasti tipo in tre. Questo è anche quello, diciamo, un po' più forte in teoria. È bello
beh, è anche un po' coglione, oltre che un po' più forte. Allora, vediamo se riusciamo ad aggirare. No, non ce la faremo. Sì, guarda. Entriamo in tenda. Chi intende, intenda. Ah no, e mi inculo poi. Sì, mi inculo. Vabbè, però sono rimasti. No, sono finito in tenda e la telecamera andrà a troie. Andrà a troie la telecamera. Merda, chi cazzo l'ha visto però, dai. Mamma mia, abbiamo fatto a girare, se sì, non benissimo, ma è andata, dignitosamente alla fine, dai. Ma poteva andare meglio, ma anche molto peggio. Quindi va bene, abbiamo liberato sta baracca, no? Aspetta che ci sta del ferro, piglialo. Ma ecco, è tipo il kebab dei tempi medievali, guarda, ma lo facciamo girare, facciamo il kebab col porco. Bene. Diciamo bene, ok, dai, è andata in maniera onesta, direi. Ferro, prenditi il ferro, se noi apriamo la mappa ce l'abbiamo, basta, no? Sì, grandi, bravini, bravini. Ora andiamo verso di qua, verso di là e piano piano andiamo. 200 metri, dove cazzo tira il vento? Di qua. Più o meno. Sto vento è sempre un terno all'otto. Guarda là che ci stanno le mensoline di pietra per scavalcare tutto. Adesso portamelo. È da tanto che non mangio anch'io il kebab, mannaggia. Oh. Avrei voglia anch'io. Cazzo, perché io te lo mangio quando magari viene a trovarmi Giangiamela a casa. E dovrò dirgli che torni a trovarmi così ci mangiamo un kebab. Noi abbiamo il kebabaro che lo fa Maxi, è grande come un braccio e non ci dispiace per niente. Ma questa casupola è una catapecchia e basta, all'apparenza. No, no, te lo ordini da sola, capriole, io non ti porto niente. Io già ti porto le bestemmie a casa tua quando faccio le live. Anche il kebab te devo portare. Ma lasci fare. Allora, vediamo cosa c'è qua. Tana delle volpi. Ok, mi porti, signora volpe, all'obiettivo. Vada. Ma come è scostumato? Ma non sono scostumato. Prendo sempre gli insulti qua. Aspetta, segua la volpe che poi la perdiamo di vista. Che mica ci aspetta sta maledetta. Dove dobbiamo arrampicarsi qua, ok. Kebab incluso alle bestemmie. Vogliamo tutto qua, vogliamo. Dai, ancora uno e avremo spazio per un altro amuleto. Molto bene. Molto molto. No, ho sbagliato. Cioè ho sbagliato. C'era ancora l'animazione. Volevo il mappone. Andiamo a liberare sta baracca. Così abbiamo i nostri amici coltivatori. Penso sia di qua. Dovrebbe esserci imminentemente la zona, sì. Ah, aspetta che non sto vedendo un cazzo, c'è troppo vento. Ah, c'è una luce che non mi fa vedere niente. Allora, aspetta, salva gli ostaggi, ok. Uccidi le guardie mongole nel giardino, difendi gli ostaggi. Bonus, uccidi i nemici senza farti vedere 3. Vabbè, onesto. Il problema è che da questa zona non vedo un cazzo, mi sento molto disturbato.
Già sono di base una persona disturbata. Se poi mi disturbano anche i giochi, faccio casino. È proprio questione di luce che mi incula. Oh, guarda questo che bello, è proprio il sole o sole questo. Non è... Ah no, ma questo forse va salvato. Non vorrei ammazzare uno che non devo ammazzare, cioè. Sarebbe increscioso, non pensate? Sucre! Ah, sta laggiù l'altro. Ma sta girato di spalle? No, mi sta guardando il maledetto. No, non hai visto niente, lasci fare! Facciamo lo stealth aggressivo. Un sucre per sempre, quindi ci sta sempre. Sucre anche a lei. E i contadini sono dalla mia parte, giustamente. Ah cazzo, questo sta con il lupacchiotto, figa. O è un maiale. Un maial cane, no, è un cazzo di lupo maiale, ok. Ma no, non hai visto niente, lasci fare. Sei solo rincoglionito. Negium Harsinta. Ma io volevo ci andasse anche il cazzo di cane. Ti rincoglioniti. Dove è finito il cane? Sta sempre là. Il cane rompe il cazzo. Si può fare il cane stai? Tutto a posto, lasci fare. Fatto niente, sono innocente. Con quale corsa? Non riesco a capire come si faccia. La doppia uccisione, cazzo, non mi è mai riuscita il doppio assassino. Che cazzo di culo. Doa, fai. No, come devo rifare e uccidere i nemici senza farti vedere 0-3? Non li ho fatti 3 senza farmi vedere, ma fega. Ma scherzi, immagini, dicono bestemmie e non li capiamo. Non possiamo escluderlo a priori, ecco. Sai che roba. Sarebbe una cosa incredibile. Tipo, guarda Lazio, Khan, sti sushimiani di merda staranno dicendo. E noi non lo sappiamo. Non vedo un cazzo. Infield spertugiamo. Allora, vabbò, stanno un po' là. Che con l'arcone possiamo far macelli. Però devo riuscire ad andare. Ecco, su questo tetto. Aspetta, non sto vedendo una sega di niente. Sta telecamera è una gran puttana. Figa, non è morto. Sto!
Che non ucciderete i miei... Ocio! A posto? Credo di aver ammazzato tutti in maniera estremamente samurai. Attenzione, c'è Ares! Trigger Ares! Ben ritrovato, caro! Finalmente, grazie signore. Che devo godere della tua saggezza finché non te ne vai qua, figa! Allora, a posto? Devo salvare ancora uno stadio. Dove cazzo è sto rincoglionito di ostadio? Sta di qua, ok. Allora poi ci sono ancora nemici, perché la zona mi sembra ancora grande. Oppure l'abbiamo già liberata prima? Vabbè, noi andiamo spavaldi, mal che vada li ammazziamo come maiali. No, ma ci sarà gente, dai. È troppo grossa la zona. Sì, infatti. Mi faceva strano, onestamente. Ah, guarda là che ce n'è uno giusto giusto qua. Sì, ma fai veloce che ti beccano, mona. A girarsi. Ma questo che viene qua in maniera estremamente aggressiva? Che dennes mostrciat qua? Sì, vabbè, ma inculati però, no? Non m'ha visto, cazzo, dai. Ma sei stupido. Ma va a cagare, va. Aspetta, quello c'ha tipo il Parkinson, mi sembra a me. Guardatelo bene adesso, eh. C'ha il Parkinson alla testa, tipo. Guarda, t'aiuto io. No, non lo aiuto perché l'ho mancato. Guarda, guarda, è rincoglionito duro. Guarda, ti sbaggo io, non ti preoccupare. Toh! Mona. Stava lì rincoglionito, che fai? Non lo aiuti con una spertugiata al petto? Vabbè, sono rimasti in tre. E se ne va di cattiveria! Sucre! Colpo di grazia, c'è un colpo di grazia da fare. C'è. Ma che si è rincoglionito un altro, sì. Avvengo io, lasci fare. Perché se vi aspetto siete cretini, siete proprio mongoli. Nel senso italiano del termine. Guarda, arrivo io. Che testa di sucre! Ti uccido! No! A posto? Ptu! Caffone! A posto. Senti come bestemmi. Non muoverti. Siete la pietà. Ma non direi, però, ma va bene uguale. Non so se siamo la pietà in persona, mi sento più uno stronzo che bestemmia in persona, ma mi vanno bene anche questi titoli onorifici. Bene, dai, l'abbiamo fatta con in discreta scioltezza, devo dire. È la cosa me garba assai. Così tornano i nostri tsushimiani ad abitare, a coltivare la terra. Sì, però rimuovete i cavalli morti, non l'ho ucciso io. Bene, è tornato anche il sereno, c'era un tempo del merda. Aspetta però che vi rubo due cose, cioè vi ho liberato io, quindi muovere pure tutto. Voi vi arrangiate. Toh, un po' d'acciaio, acciaio, a voi. Molto bene, dunque da qui adesso dobbiamo andare dal nostro spadaccino scostumato e poi alla missione principale. Dove tira il vento di qua. Allora vai. A cavallo e se ne va. Questo vento qua, ora di capirlo. È sempre molto, devo dire, soddisfacente quando liberi i terreni e li vedi abitati dai tuoi amici, non più dai cattivi. È una meccanica stupida, ma che mi è sempre piaciuta come gratificazione nei videogiochi. C'era una cosa simile in The Witcher 3 e...
e mi piaceva sempre tanto. Vabbè, facciamo finta che il vento vada di qua. No dai, forse non serve far finta, va davvero di qua. Più o meno. Forse mi sono un attimo perso e distratto. No, aspetta, c'è un fiorellino. Aspetta, va. Ecco. Se no c'era casino. Andiamo. Secondo me stava laggando un pochino. Ho staccato una cosa così non lagga più. Ah, figa. No, piano che ci... Ah, sta qua sotto. E non possiamo fargli un attacco dall'alto in stile Assassin's Creed. Colpo dell'aquila maledetta da 500 metri di altezza. Posso andare piano piano lì? No. Aspetta, come scendo? Ah, no, non dimmi che devo fare tutto il giro della montagna per scendere. No, guarda che si può anche da qui. Oh, c'è un vessillo grande. Chi è che l'ha messo qua il vessillo a caso? Mo' arrivo, cappello di paglia, mi dia tempo che finisco qua la... la discesa. Cazzo, mo' arrivo, eh. Vabbè, buttati che è morbido, c'è l'acqua. Lord Sakar, ben arrivato. Salve. Posso ucciderlo a tradimento, sucre! Non si può. Vai, facci la tua animazione quotidiana, avanti. Mamma mia, ormai abbiamo imparato a conoscere il culo di Jin Sakai, ce lo inquadrano ad ogni duello. Vai. Mano pronta sul manico. Bene. Ora il nostro Jin che la slacci dal fodero. Tac. Sì, sta animazione ha rotto il cazzo. Spero che capiate. Mi strappo le orecchie, cazzo. Mamma mia, il primo colpo. Toh, sti stronzi. Non hanno pagato per farne altre. Potevano... Cioè, ma come cazzo ti viene in fase di sviluppo? Come cazzo non ti viene in mente di farne altre? Ma figa! Ma lo fai per lavoro! Com'è che non ti viene in mente? Per me è una cosa stupida. Cioè, proprio fondamentalmente stupida. Il fatto che non ti venga in mente, se. Proprio senza se, senza ma, è una cagata e basta. Allora, dopo aver fatto tutta sta roba, dobbiamo anche tornare su. Bene. Perché il gioco, ripeto, è giocabile, è molto godibile, è molto più del previsto, però ha delle idiozie incredibili, è inspiegabile. Però difenderò volentieri il gioco dicendo che è molto... è comunque molto divertente, quindi su quello non ci piove. Porco duro! Allora, brutto rincoglionito, no? Te devi andare là e poi qua su. Oh, vedi che ce la fai. Già è Ginetto, andiamo Ginetto. Non cincischi, Ginetto. Bravo Gino,
E mo? In culo. Ah no, c'è l'accetto. Ok. Vada, vada, va. Allora, quanto stiamo? 500 metri. Cavallo. Qui. E si va. Piano piano. Ah, torna nella tua casa al villaggio di Omi, tra l'altro, la missione. Quindi torneremo, diciamo, in teoria, dove è nato e cresciuto il buon Gino. Molto curioso. Salve Astra! Buon pomeriggio, cara! Anche tu vedo che sei pronta a sentire un po' di bestemmioni. La tua razione quotidiana. Allora, non vi deluderò, ragazzi. La mia casa. Allora, vediamo. Vabbè, abitava. Tu per essere un cazzo di lord, abitava un po' in una zozzeria, mi sembra, no? No, però no, dai, guarda che bellino, dai. Cioè, è anche curato. Questo muretto mi piace assai. No, no, dai, abitava, vabbè, tutto molto modesto, però veramente ben fatto. Artisticamente è figo il gioco, artisticamente. Avessero avuto un lato tecnico più poderoso, sarebbe stata la roba, una delle robe più fighe viste in sta gen, perché il lato artistico è notevole, peccato che la qualità sia balbettante. Però l'impatto è wow, bravi, molto figo, molto figo. Levati dal cazzo, cavallo. Niente mongoli. Oh, che te ho pipolare, ma non è vero. Stavo valutando, io faccio valutazioni valutanti. Come osi? Ma che sei fuori, vecchia? Oh, giovane signore. Credevo foste morto. Voleva fotterci la casa se morivamo. Sono venuto appena ho potuto. È bello rivederti, Yuriko. Sembrate stanco. Avete fame? Ora no, grazie. L'esercito del Khan ha attraversato questa zona. Hai avuto problemi? Qualche bandito. Nulla che mi impensierisse. L'armatura di mio padre. La mia armatura. Non avete voluto indossarla a comoda? Sono cambiate molte cose da allora. L'ho nascosta al sicuro. Così al sicuro che non se lo ricorda perché c'ha l'Alzheimer. Spettri del passato. Che fatica. Mi farò dillo a me che devo ammazzare gente. È al cimitero. Volevo vedere questa testimonianza, già che l'abbiamo beccata. Orecchie sorde. Lord Sakai ci ha detto di lasciare il villaggio e rifugiarci al monastero di Omi. Tuttavia le porte sono chiuse e nessuno risponde al nostro richiamo. È come se non ci vivesse più nessuno, ma la notte si sentono sussurri sulle mura. Preghiere. Sono i monaci che pregano gli dei di proteggerli dai mongoli. Ma se gli dei non accorrono in loro aiuto, che speranze possiamo avere noi? Non ce n'è. Pure al giardino. Raccoglie le piante per i miei veleni e scaccia gli animali dalle scorte. Bene, non sei sola. E il Lord Shimura? È vivo. L'hanno catturato a Komoda, ma l'abbiamo liberato. Oh, ci sono altri sopravvissuti. Vi stanno aiutando. Alcuni. Lady Masako. Bene. Ha sempre combattuto con i maschi fin da quando era piccola. Un giorno devi raccontarmi tutta la storia. Ma siete soltanto voi due? Pochi altri. C'è Sensei Ishikawa. Sono anni che non lo vedo. Crede sempre di essere l'unico a sapere come si fa qualsiasi cosa. Metà delle volte ha ragione.
e ha una mira senza pari. Sarebbe più che d'accordo. Ma il fatto che per fare gli scalini andiamo dentro agli scalini fino allo stinco, tipo, è normale. Che belli queste cose da vedere. Salve, buon uomo. Lord Sakai, siete tornato. Vorrei poter restare, ma so che ci sei tu a prenderti cura di Yuriko. Lei si prende cura di me, signore. Taichi, aiutami con l'armatura Sakai. Andate, vorrei onorare i defunti. Non hai estirpato l'erba? Cazzo è, aspetta. Perdonami, Yuriko. Il signore... Ah no, devo andarci da solo, ah, ma no. Disordine. Ho accompagnato fin qua e poi devo arrangiarmi, ok. Allora vado. Cazzo, abbiamo investito un sacco di punti sull'armatura questa che abbiamo. Se questa è migliore abbiamo buttato nel cesso un po' di upgrade, forse. Oddio, ha fatto il suo dovere, eh. Componi... Ah, dai che facciamo le poesie... cazzute adesso, vai. Vai di super poesia... espressiva. Pensieri sul retaggio. Cosa retaggiamo qua? Lutto filiale. L'ombra ripara. Vai, la vostra luce. E a me lo chiedi, Capriole, che ne so. Vicino e lontano. Noi meditavamo qui. E il terzo dove cazzo sta? Eccolo là. No, forse il primo mi piaceva. Vai, vicino e lontano. Non ho nessuno. Tutto sbiadisce. L'albero vive. Vai, non ho nessuno. Facciamo i tragici. La vostra luce. No, no, Capriole, io non devo sapere niente. Va bene così. Vicino e lontano. Non ho nessuno. E da quando in qua Capriole si scrivono nella maniera corretta queste parolacce in chat, scusa? Come mai l'hai scritto nella maniera corretta? Ti è data di volta il cervello? Allora, indossa l'armatura. Ah, devo farlo di là. Ok. Dai, vediamo com'è sta armatura. Speriamo sia buona a sto punto. Non mi ricordo come si scrive. Meno male, vuol dire che hai rimosso cose alquanto bizzarre. E penso che una volta fatto questo siamo pronti per l'assalto al castello, che è quello che volevo fare assolutamente oggi. Aspetta, mi sono chiuso fuori casa mia? No, posso entrare così. È figa, però se ce la faccio vuol dire che non sono molto sicure queste mura, cioè le sorpassi così. Lo immaginavo, Capriole, lo immaginavo. Ah, ma no, sta qua, scusa, allora che siamo andati a fare le poesie, per niente. Monetares è super, devo dire. Jin, aiutami.
tipo una mascherina anti-Covid personalizzata questa, no? Giovane signore. Stai bene? Sì, solo un capogiro. Per un attimo mi siete sembrato... Fatti sotto, codardo! Va dentro. Chi è che cerca guai? Maschera Sakai, apparteneva ai più grandi samurai del clan Sakai. Infatti ce l'aveva il babbo. L'armatura del clan Sakai appartiene ai capi del clan Sakai. Prima apparteneva a Kazumasa Sakai, padre di Jin. Chi è un coglione? Tieni premuto per ulteriori dettagli. Sarei curioso di vedere effettivamente com'è. Adesso ce l'abbiamo che fa. Incremento dei danni da mischia moderato, aumento di assoluto moderato. Ok. Beh, non è male. Quella che avevamo noi era però figa perché riduceva i danni e aumentava la salute. Però c'è da dire, questa aumenterà la salute come l'altra. Però non aumenterà la difesa, però aumenterà il danno. Si può pensare. Presto la teniamo, così facciamo i bulli. Così. Aspetta, però abbiamo sta fascia tristissima, non possiamo averne una un po' più. Un po' figa. No, sta roba che cazzo è, una lampada Ikea. Ecco, oh, guarda che figa questa con la tripalla. Quella ci piace. Quella ci piace assai. Anche questa della morte è un po' tutta smerdata, devo dire, che non mi dispiace. Però dai, questa ci piace. Questa ci piace. Mettiamo questa. La tripalla... ti prego, sì, una lampada. No, non ti darò questa... Che è figlio di una puttana, ma già inculato. Orco due. E niente, se ne va. Mamma mia, così. Tra le vertebre. Non ero pronto. Fatevi sotto! È ora di finirla! No! Sucre! Serie di confronti. Dopo aver vinto un confronto, altri nemici correranno verso di te. Aspetta che brandiscano le loro armi prima di attaccare. Che fa? Schiva? Da terra? Ok. Ecco, è una cosa molto importante da dire, invece... sul lato marketing di questo gioco. Figa, questa cosa che abbiamo appreso adesso, l'abbiamo appresa adesso dopo tipo 15 ore più o meno di gioco. Ce l'hanno fatta vedere nel gameplay trailer di maggio e non si era capito un cazzo di come funzionava il combat system. Ma dico io, poi ovvio che magari la gente non è sicura di comprarlo perché il combat system sembra idiota, mentre in realtà il combat system è uno dei punti forti del gioco. Nel gameplay trailer non è per nulla dato questa sensazione di solidità a questo combat system. Quindi veramente peccato che quella State of Play di maggio sia stato veramente fatto malissimo. Volevo già dirvelo adesso che abbiamo fatto questa animazione, mi torna più in mente. Li avete massacrati! Ancora problemi con Yarikawa? Sono passati 20 anni dalla ribellione di Yarikawa. Erano alleati dei mongoli. Ma certo. Sono ancora scossa da ciò che ho visto. Mi serve un po' d'aria.
al lago, al tuo albero preferito. Sì, venite. Ma sì, guarda, ci stavo proprio pensando in questi giorni, prima visto che ci stiamo giocando comunque intensamente, che il combat system è appagante, no? Tanto da uccidere un uomo. E in quei 20 minuti di trailer non ci hanno mostrato queste cose fighissime. Ci hanno mostrato che sembrava che tu premevi un tasto e vincevi, no? L'idea che purtroppo, e giustamente la gente si è fatta, era questa, che premi un pulsante a caso e vinci, no? Ovvio che la gente poi dice che cazzo compro a fare sto gioco, no? Quando invece è molto più interessante. È figa, non potevi mostrare non solo la liberazione di una fattoria come funziona, non hanno mai affrontato l'impero come si deve. È inspiegabile come il marketing Sony, la fattoria sono una potenza mondiale del gaming, faccia una presentazione così scadente. I mongoli hanno cambiato, giovane signore. Il mondo è cambiato. Mia madre mi mostrò quali piante curano, quali sono nocive e letali persino. Però vanno assunte. Come avvelenerete gli invasori? Dardi e cerbottana. So che li usava un guerriero Genji che aveva studiato coi monaci dell'Ovest. Mi aiuterai? Promettete di restare un bravo uomo. Promesso. Vi ho accudito da quando eravate nel grembo di vostra madre. Non smetterò ora. Devo fare una cerbottana. Era pieno di canne giù al fiume, vicino al vecchio guado. Ricordate? Le raccoglievate col vostro amichetto per fare delle barchette. Passavo le giornate con Ryuzo a giocare alla battaglia di Dan no Ura. State attento, Jin. Ora c'è un avamposto degli invasori. Tranquilla, tornerò presto con le canne. Ha detta così, però suona male. Alla ricerca delle canne, signori, attenzione. Beh, però in teoria ce ne abbiamo già tante nell'inventario. Dobbiamo andare a prenderne altre. E soprattutto dove? Di qua, sembrerebbe. Dai, speravo durasse meno questa missione, perché volevo andare a fare quella del castello, assolutamente. Ci terrei a fare l'assalto al castello oggi. I colossi, anche se sbagliano un giro di marche, hanno un numero di premedite assoluto. Ah, sì, vabbè, guarda. Quello assolutamente. Più che altro, siccome, ecco, probabilmente, come dicevo ieri, è forse l'esclusiva meno, tra virgolette, meno interessante insieme a The Order. Cioè, non meno interessante perché fa cagare, ma perché è un po' meno riuscita, però comunque valgono l'acquisto. È un peccato che non te la giochi bene per vendere qualche copia in più, con un trailer fatto bene, con un gameplay comunque brillante, fatto bene, da soddisfazione. Quindi sì, assolutamente la Sony non avrà avuto problemi da questo punto di vista, però sai, fatto cazzata. Ammazzano la cieca perché io non sto vedendo niente, sono finito in una tenda. Come cazzo, Ochon! A posto, mi avete perso. Secondo me mi hanno perso qua davvero. Sì, sono rincoglioniti i marci. Sono veramente, purtroppo sono molto rincoglioniti. Molto, 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 molto. Figa, c'è anche un animale da qualche. Piano piano.
Questo grosso, se riusciamo a fargli una spertuggiata, non sarebbe male. Che sono sempre dei pezzi di merda. Non capisco qual è la bestia che ci vede. Ah, sarà un cazzo di uccello. Quello se ne va. Olè. Tutto a posto. C'è un... Ah, figa, no, non... Cagare, mona di cane. Mamma mia, dai, stiamo andando molto, molto grossi. Io direi di cominciare a fare invece casino serio, secondo me. Ma vabbè, facciamo gli stronzoni. Siamo dei cazzo di spettri. Ocio. Quando puoi usarla, molto figo. Non l'avevamo mai usata prima. Solo quando c'era, diciamo, la parte tutorial. Ma vediamo che altro ci può essere. No, qua ci sono le vespe. Io penso si debba andare solo verso di là. Questa prima fase di accampamento l'abbiamo ripulita ben bene. E andiamo di qua. Peccato non avere frecce. Però abbiamo quelle esplosive. Ah, aspetta, là c'è una... C'è la rastrelliera. Qua dovrebbero esserci munizioni. Ottimo. Perché è bello potente l'arco grosso. E volevo utilizzarlo, onestamente, per ammazzare qualche stronzino. Ah, guarda che qua ce ne sono altre, probabilmente. Non è vero, sono al massimo. Ma quando mai? Oh, salve. E chi l'ha visto a lei? Massacra addirittura. Mamma mia. Oh, tieni premuto per accendere. Facciamo casino. Magari ci allontaniamo pure, che dite? Mamma mia! Ma che andiamo alla grande! Di cane di merda, inculati. Aspetta che gli prendiamo pure la pelle. E ok. Chi ne vuole ancora? Ah, lei, scusi. Che fai, lascia vivo, eh no. Qua c'è qualcosa da prendere. Sì. Well, samurai. Samurai. Samurai.
La forma del... Ma sì, lo so, volevo solo ammazzarlo, figa. Vabbè, lo faccio. Ok, secondo me abbiamo massacrato quasi tutti. Non è vero, ce ne mancano ancora un po'. Ah, è quello da dove sbucare. No, gli corriamo addosso come una furia a questo. Samurai! Sakai! Samurai Sakai! Sakai! Chi ne vuole? Samurai Sakai! Sì, samurai, sono io! No! Non vedo niente, ma va bene, ci fidiamo. dovevamo ammazzare tutti, era una questione morale. Allora, ah, guarda che qua dentro c'è uno stronzo. Mamma mia, Sakai! E la testa se ne va, spertugia. Ah, 29 provviste, bravo. Aspetta, c'era ancora qualcosina? Sì. Prendi anche sto coso. Altro da rubare, niente. Oh, poi... Ah, qua c'è qualcosa in teoria, vedo un simbolo. Almeno credo. Ah, sì, ci sono le canne. Non è vero, c'è il coso. Aspetta, beh, queste saranno canne, no? Sì, le ho prese. Per la cerbottana. Aspetta, però adesso devo anche liberare il coso, cioè, l'abbiamo fatto tutto, che fai? Non lo fai. Aspetta. Segnalami il coso qua un attimo. Me ne manca una da pigliare. Devo solo capire dove c'è un vessillo. E deve esserci ancora qualche mongolo vivo. Signori mongoli? Dove? Ah, eccoli qua. Attenzione che arriva Sakai! Oh, ciò! Sakai! Sakai! Però di oggi mi viene da dire Sakai come se fosse un'offesa, ragazzi. Che ve posso dire? Sakai! È andato? Sono morti tutti sti cazzo di mongoli? No. Da dove sbuca? Sucre! Porco due, no? Mamma mia, con la determinazione! Non te l'aspettavi, la resurrezione! C'è un cane! Porca troia! Sta merda di cane! A posto. Vai Jim, vai a prendere l'ultimo vessillo qua, desti stronzi. No,
posso passare dal buco. È liberato. Testimonianze, prendiamo anche le testimonianze. Olè, dai, così abbiamo portato un po' di gente della Tsushima Island qua con noi. Ah, quanto è soddisfacente fare sta cosa. È stupida e semplice, ma è soddisfacente. Punto tecnica acquisito. Ok. Ah sì, bene, ne abbiamo tre. Vediamo. Qua c'era qualcosa di utile all'effettivo. Tieni premuto quadrato per metterti in posizione. Rilascia per colpire. Stai lì fermo e come te... Capisco. No. No, diciamo che da qui, da questo lato mi sento abbastanza soddisfatto. Era qua magari da capire. I danni da barcollamento inflitto ai lancieri. Questo non sarebbe male. Devo ricordarmi che posso fare i calcioni. Che non mi ricordo come si fanno. Nel dubbio lo aumentiamo. Due rapidi rotanti che ho messo il nemico. No, quelle robe là non le faccio praticamente mai. Di tenere premuto non mi piace. Qua robe fighe, ce le abbiamo. Assassina due nemici vicini in rapida successione. Ah, con triangolo si avvia. Ecco forse perché non mi riusciva. Perché premevo sempre prima quadrato e poi triangolo. E figa! E non lo sapevo. Sti cazzi, ok, vabbè, forse mo l'abbiamo capito. Si avvia con triangolo. Sono veloce e preciso, e ne uccido tre alla volta. Sarò in vantaggio. Sì, sì, ma gasati di meno, scemo. Ok, sì, si alzi, giovanotto. Dobbiamo andare a fare guerra. Anzi, no, dobbiamo fare le canne qua, con delle cerbotane con le canne. Dobbiamo fare, se non sbaglio. Cioè, se non sbaglio, è giusto. Dobbiamo tornare qua. Cavallone. C'è un ponte, ok. Vabbè, sto cazzo di cavallo. Ok, da qui dovremmo arrivarci abbastanza speditini. Piano piano e spediti. E così in teoria dovremmo tra l'altro anche apprendere come fare armi velenose. Così ci hanno in teoria detto. Anche per lo stealth, insomma. Diciamo che preferisco sempre, almeno in questo gioco, preferisco molto l'approccio dove che li fronteggi con la spada. Però magari qualcuno con lo stealth lo fai. Oh, quanto dista? 70 metri di qua. Vabbè, così almeno i mongoli erano vicini, ora abbiamo un vicinato un po' più socievole, dai, ora che lo abbiamo liberato. Vabbè, sto andando nella direzione sbagliata, figa. Sto cazzo di vento che mi fotte. Ma dove sto andando? No, non mi dire che non si può dire neanche questo, campione. Saresti scostumata in maniera indicibile. È una cosa che si può dire, lo giuro. Cosa abbiamo preso? Ah, provviste. Signora vecchia, senta. Tutto a posto? Non pianga, sono qui. Yuriko. Oh, perdonatemi, giovane signore. Stavo ripensando a Lord Sakai. Io cerco di evitarlo. Vi amava a modo suo. Basta col passato. Abbiamo dardi e cerbottana. Ora manca solo il veleno. Certo, giovane signore. Seguitemi. Ah, addirittura a cavallo? Ho un piccolo campo dove raccolgo piante ed erbe per gli unguenti. Ma faccia strada, prego. E il veleno uccide i topi in un attimo.
e sia forte abbastanza per gli invasori. Eh sì, beh, noi più che topi dovremmo ammazzare gente. No, no, non topolini. Cazzo di veleno è? Potrebbe non fungere. Ma queste linee cosa sono? Sono tipo canaletti di irrigazione? Possibile. Sai, è fego. Che curioso dettaglio. Molto carino. Andiamo, andiamo, vecchia, ci porti al veleno. Va là, va là. È bello cavalcare ancora con voi. Me lo insegnaste tu e Lord Shimura. Su quel piccolo pony. Eravate così fiero e composto su quella piccola sella. Sembravate lo shogun in persona. Addirittura, questi titoli onorifici sul pony. Però ce lo potevano mettere ancora un dialoghetto, no? Così. Oh no, piccolo Jin. Perché ridi? Mi sono ricordata di quando avete quasi ucciso vostro zio. Cosa? Avevate 3 o 4 anni. Il povero zio cercava di insegnarvi a usare la codace di legno e voi volevate colpire le farfalle. Mi ricordo, l'occhio di mio zio ci mise 7 settimane a guarire. Lord Shimura e vostro padre risero così tanto che credevo sarebbero morti soffocati. Una tragedia, insomma. Non ricordo la risata di mio padre. Smise di ridere quando vostra madre si ammalò. Ma la vostra risata è identica. Eccoci. Onestamente non so se abbiamo mai sentito Jin ridere in questo gioco. Una stuoia e un fuoco. Dormi qui fuori. Solo quando curo le piante tutto il giorno. Cerco i fiori che ci servono. Riposa, Yuriko. Ci penso io. Però ti rubo il legnetto. Allora, raccogli i fiori. Vabbè, potrebbero essere questi. Sì. Segui i fiori blu. Attenzione, torna a seguire i fiori blu. Non mangiate i semi, sono velenosi. Non sono un bimbo, Yuriko. Oh. Lo so. Ricordate, coglievamo fiori per vostra madre. Li sistemava a casa, nella piccola nicchia. Dovrebbero bastare. Portateli, giovane signore. Sì, sì, intanto io te rubo tutto. Siamo dei delinquenti, rubiamo le provviste pure alla vecchia. Estraiamo i semi, li maciniamo e poi intingiamo gli aghi nell'impasto. Prepara una dose potente. Servirà al vostro scopo. Pronto. Sicuro sia venuto di qua? La vecchia ha un campo da qualche parte. Attenzione, si vanno con la vecchia. Ascoltate, arriva qualcuno. Resta lì, Yuriko. Proviamo questo veleno. Ah, così. C'è bottana, spara diversità di avvelenati. Va bene. Per farlo... Manca molto... Tum! Non è vero, i dardi avvelenati eliminano brutalmente gli avversari. Non voglio perdere. Tum! Guarda che merda. Vabbè. Parla con Yuriko, che li abbiamo messi in fuga sti cazzi. Tutto a posto. Uno ha vomitato sangue, ma insomma, tutto normale. Non c'è problema. Tranquilla. Li ho sistemati. A volte dimentico che siete cresciuto. A volte lo dimentico anch'io. Dovremmo tornare alla tenuta. Io resto qui. Devo dare una rassettata. Non stancarti troppo. Shh. Voi siete adulto e io grande abbastanza da badare a me stessa. Quali altri veleni sai preparare? Sempre così impaziente. Ce n'è un altro che... suscita confusione e rabbia. Ma gli ingredienti... quali erano? Prova a ricordare. Sembra utile. Ah, sarà la solita roba che manda i nemici contro altri nemici, probabilmente. Onesto. Sempre bella come tecnica. Ok, questa è fatta. Vediamo un po'...
se possiamo andare a fare il missionone gigante del castello, che è quello che vorrei tanto fare. Vediamo. Com'erano? Tieni punto, per... Con foglie? No, petali. Ok, allora le abbiamo tutte e quattro. Roba dal lancio. L'arcone, l'archetto e il bacchettone. Ok, abbiamo un po'... Come vorrei fossi qui? Un po' tutto. Adesso, molto bene, adesso. E adesso sì, cos'è questa? La resa dei conti. Siamo pronti a riconquistare il castello Shimura e a sconfiggere il Khotun Khan. Devo raggiungere mio zio al suo campamento e vedere se è pronto. E direi che lo andiamo a fare immediata subito. Abbiamo uno spawn in più vicino? Vabbè, ce la facciamo a cavallo? Ma sì, dai. È che c'è un lago in mezzo, mi rompe il cazzo. Almeno qua c'è solo il fiumiciato. No, ci teletrasportiamo qua, signore. Non penso sia la missione finale, perché c'è ancora tutta una regione da vedere. Perché l'hanno chiamata la resa dei conti, ma... Non penso sia comunque quella finale. Cavallo! Ti è piaciuto, hai immediata subito, Caprione. È più bello di un'importanza importante come terminologia che ci inventiamo, però anche immediata subito c'ha il suo perché, lo so. Però io c'avevo Dardio, li abbiamo consumati tutti e sti cazzi, ok. Cavallo? Sono molto curioso di questa missione. Spero sia ben realizzata e soprattutto che sia bella grossa, che non sia una cagata. Ormai il nostro vocabolario straborda di dirsi. Sì. Mi sembra onesto. Alla fine sono 2 anni che spariamo cagate quasi. E vuoi non avere un vocabolario personalizzato? Oh, dove sta l'accampamento qua? Ok. Signor Shimura, siamo pronti. Ushimunito. Allora, vediamo se possiamo... Ecco, magari prima di attivarla c'è un... Ecco qua, qualcuno che faccia cose. Senta. Allora, vediamo cosa abbiamo. Potenziamenti delle frecce come capacità. Un po' di capacità in più di queste lo vorrei, onestamente. Solo il bello. Voglio ben vedere, sono il Lord Sakai. E che fa, me da merda. Dardo avvelenato. Questo ci pensiamo un attimo. Aspetta, non è vero. Ah, possiamo portarne solo 2, figa. Forse sì che lo faremo. Dipende. Kunai. Ah no, possiamo farlo. Con capacità 5, sì, vai. In questo si investe sempre volentieri. Il resto me ne frega un cazzo. Munizioni e risorse. Con qualche munizione la prenderei. Sono pieno? Ah. Ero convinto di no. Allora prendiamo i... Posso prendere un cazzo. Ok. Lo accetto, non è vero, ma lo accettiamo. Arrivederci. C'è uno spadaio da queste parti, o... Ho solo il cacciatore e il venditore, dai. Che accampamento di merda è se non c'è lo spadaio, scusi. L'arma è un'estensione del braccio. Ogni colpo deve partire dal baricentro del braccio. Mi sa che non c'è lo spadaio e il coso degli armatori. Ma quanta scostumatezza, ma zio, sei proprio un dominatore al risparmio. Devi portarti dietro qualcuno. Lui c'ha qualcosa. Tinte e fermature. Non abbiamo mai fatto un cazzo di ste robe. La compriamo una tinta. Per il clan Sakai.
Guarda che bella così, rossiccia, toh. Facciamo i bulli. Sarete soddisfatto. Uniforme Ronin. La vediamo. Così un bel giallino, un rossiccio. Aristocratico l'età. È solo perché è aristocratico la compro, guarda. Ma poi non la useremo mai, ma si chiama aristocratico, quindi va presa per forza. E a po' decorazioni oh, vedi che possiamo avere. Oh, uno verde, è figa. Vi tornerà. Prendiamo subito. Kit per spada. Katana Sakai. Scusa, siamo un Sakai e non abbiamo la Katana Sakai. Siamo stronzi. Ah, no, ombra del guerriero avevo. Ok. Ma questa col pelo è sempre tremenda. No, però la terrei originale, onestamente. Penso che Jin sia fiero di avere la Katana Sakai originale. Penso che mettere i piedi col pelo lo faccia un po' incazzare. E dunque si va. Lord Sakai. Andiamo a fare questa missione. Grazie a te. Ho un esercito per riconquistare il castello. Te l'avevo detto che Yuna era in gamba. Sto già preparando la sua ricompensa. I rinforzi dello Shogun saranno presto qui. Ma prima che arrivino, dobbiamo risolvere un problema. Le spie hanno intercettato gli ordini del Khan. Erano per Ryuzo. I suoi mercenari sono pronti a fiancheggiarci. Sai dov'è Ryuzo ora? Vicino, al forte Koyasan. Non serve che lo affronti tu stesso. Era mio amico. Me la vedrò io. Fa quel che devi. Al tuo ritorno l'esercito sarà pronto a marciare. Ok, allora andiamo a risolvere un po' il conto in sospeso con Ryuzo, che effettivamente si è giocato un brutto scherzo. E poi andiamo al castello, onesto. Qua ci si gioca tanto con questioni di onore, eccetera. Sì. Non possiamo portarci. Aspetta, ma non dovevamo andare a fare. Ho preso per il culo? Dobbiamo parlare prima con Yuna, va bene. So che dovevamo andare da soli. Troveremo lì. Te ne vai. Tuo zio è stato di parola. La nostra nave salpa domattina. Aiutami un'ultima volta. Ryuzo si nasconde a Forte Koyasan. Non posso. Ti prego di capire. È tutta una vita che aspetto. Soffro la fame. E rischio la pelle per racimolare qualcosa e ricominciare una vita in Giappone. Non posso mollare ora. Non te lo sto chiedendo. Aiutami con Ryuzo. E poi ci saluteremo. È la tua battaglia, Jin. Non la mia. Voglio solo poter ricominciare una nuova vita. Non ti fermo allora. Grazie, io. Di tutto. Spero che troverai pace. Anche tu. Signore. Ascolta tua sorella, Taka. Avrà cura di te. Addio, Lord Sakai. Posso farcela da solo, nelle ombre della notte. Sì, devo dire che sono molto d'accordo con Yuna, cioè, finalmente ce l'hai fatta ad avere il tuo pass per il Giappone, che fai, rischi la vita un'ultima volta, ma anche no, anche perché spesso, purtroppo, quando dici facciamo l'ultima, finisce male. Non so se vi è mai capitato anche voi nella vostra vita, ma facciamo l'ultima, no? Si usa dire, quell'ultima ti manda veramente tutto a puttane. A me è capitato, penso, almeno un paio di volte nella mia vita, di farmi male male, dicendo faccio l'ultima. Allora, come cazzo si esce da qui? Mi sono perso nel mio accampamento, figa. E quindi sì, assolutamente d'accordo con Yuna. Mentre sono un po' perplesso dai dialoghi
che riguardano Takalo, dai dialoghi sembra che sia veramente un cazzo di rincoglionito. Ma figa, è un uomo con la barba, è grande, lo trattano come se fosse un bambino rincoglionito. Prenditi cura, ascolta tua sorella, non metterti le dita nel naso, cioè, figa, è grande il ragazzo, Non penso aveva bisogno di tutte queste raccomandazioni come se fosse un bambino. Ma ha lasciato perplesso. Vengo a prenderti se riusciamo ad uscire da qui. E non è detto che ce la faccia. C'è un'uscita a sto campo? Se mi aiuta a trovare l'uscita, eccola. Ce l'abbiamo fatta da soli, faccio da me. Figa, poi ci stiamo allontanando, sbaglio. Sì, ma io lì non ci rientro perché mi perdo. Sarà speciale, che ne sai. E a sto punto uno si fa due domande. Allora, devo capire come andarmene fuori dal cazzo. Allora, di qua direi che si va abbastanza bene lì. Fottuto cavallo, dov'è? Ok. Avanti, Sora. Namo, va. Andiamo a sistemare Ryuzo, che un pochino se lo merita. Ha avuto la scostumatezza nelle mani in maniera importante. Tana delle volte, vabbè, sti cazzi, non adesso. Stiamo andando a fare missioni, se ce la faccio. Opla, vai col palo. Sto andando giusto, più o meno, diciamo. Stiamo facendo una strada un po' brulla. Però se dobbiamo raggiungere un forte, immagino che dovremo anche divincolarci dentro, fare piano piano e robe del genere. E faremo piano piano, allora. Vai cavallo, fidati! Fidati! Non si fida, che stronzo! Come scendo adesso? Ah, di qua, ok. Aspetta, cos'è un'acqua termale? Già che ci siamo, al volo. Trovata così. Mi sembra onesto, così ci facciamo salire la vita. Su cosa meditiamo stavolta? Vediamo. Il mio codice. Dai, sul tradimento di Ryu. No, sul mio codice, voglio vedere cosa ne dice. La gente cerca nei samurai una guida che li protegga e agisca con onore. Dai. Non so. Per una volta non ha fatto pensieri sconci. Io non posso dimenticarlo. Il cavallo si è perso nel frattempo. Venga qui, cazzo, veloce! Che fa? Zoppica! Non è il momento di zoppicare, signor cavallo. Ah, dai che siamo quasi arrivati. Cento metri. Eccolo qua. Forte Koyasan, un covo di traditori. Farò ricognizione. Va bene. Ma tipo intende da lassù, ok. Me l'aspettavo. Mongoli, come se non bastassero i cappelli. Aspettate! Lord Sakai! Ma che cazzo fa? Ci farai scoprire. Non vi lasciare. Guarda questo come si fa ammazzare. Se non vi accompagna Yuna, vi accompagnerò io. Non sei preparato.
Ayarikawa diceste che se restiamo uniti possiamo salvare il paese. Io sto con lo spettro. Non puoi aiutarmi coi mongoli. Se ti accadesse... Fatemi creare almeno un diversivo. Ne porto via qualcuno. Vi facilito le cose. Va bene. Quando ti inseguiranno, torna immediatamente al campo. Non vi deluderò. Vai, cominciamo. Cani! Voi mongoli siete solo cani bastardi! Attenzione, passa le offese pesanti. E io da dove cazzo entro però, scusi. Non c'è una falla nel sistema? No? Ma io posso uccidere? Ma sti cazzi. Ah, proprio così all'entrata principale, ok. Ottimo, Taka. Ora torna indietro sano e salvo. Posso fargli una spertugiata, no? Ryuzo non c'è. Deve essere oltre. Ma questo dorme? Chiharu! Allora. Ma sì, ma vai a cagare, facciamo... I samurai! Samurai! Sakai! Non ci faremo mica... intimorire qua da quattro stronzi. Se possiamo fare un po' di bordello... Aspetta che c'è uno che corre, anche più di uno che corre. Che mi hai dato stronzolo? A cazzo si è alzato solo. Mamma mia, con quale salto, che stronzata. No! Oh, due. Ma va a cagare. Ok, abbiamo fatto un'entrata in scena maldestra, molto maldestra. Un po' da stronzi. Cani! Voi mongoli siete solo cani bastardi! Dirò a Lord Shimura che siete qui! I samurai verranno a cercarvi! Taglieranno le vostre teste, codardi! Vai, vai, aspettiamo che escano tutti. Ah, cazzo, sono usciti tanti, eh. Ah, cazzo, ne devono uscire ancora. Aspetta. Figa! Quanti cazzo sono? A posto? Bene. Ah, proviamo ad andare qua su a fare una ricognizione. Che prima effettivamente non l'ho fatto, ma potrebbe essere sempre molto utile per ammazzare in maniera spertuggiante. E uno se ne va. Ah, peccato, quello si è mosso. Però là ce n'è uno bello fermo. Quello che corre come un pazzo, che problemi ha, scusi? Non può averne visto né sentito il morto, ma manco per sbaglio, cioè... È una stronzata enorme. Ma proprio mai nella vita. Vabbè. Che facciano come credano.
però contando che sono dei rincoglioniti patentati in realtà nelle fasi stealth, proprio. No, peccato, se stavano fermi là sarebbe stato molto figo. Che culo, mi era scappata la cosa ed era andata in testa. Bene. Vai, accorgiti sto cazzo, mona. Guarda come scendono. In realtà sono rimasti gli ultimi due. Cazzo, gli siamo spaccati le ginocchia. Ma lui non si è accorto di niente. Attenzione. Subito a morte questo, che è uno stronzo. Una gran carneficina, come cazzo dico io. Vai, prendi frecce che le abbiamo usate comunque bene. Si determini, così facciamo vita. Fatto, a posto. E beh, abbiamo buttato bene in realtà la zona, sono scesi in abbastanza da qua su. Quindi non mi aspetto di trovare granché. Però magari dentro qualche stronzatina da raccogliere. Vedi che ci stanno frecce. Aspetta, vai dietro qua. Vediamo di fare la festa anche a Stimoni. Sono più o meno 4, non eccessivi. Però se gli buttassi una bomba a ste merda. Figa, brucerai vivo, no? Ma che occio! Occio lei! Faccia occio lei! Bene, mamma mia, con quanto tatticismo. Una volta che usiamo la bomba l'abbiamo usata bene, dai. Sì, mo veniamo a fare Ocho, non si preoccupi. Ocho! Ecco. Servito anche l'Ocho. Siamo arrivati? Penso di sì, più o meno. C'è il portone. Andiamo, va. Ryujo, felice di rivederti. Qua. Ci affrontiamo per l'ultima volta? Sai perché sono qui? Sì, ho fatto in modo che sapessi dove trovarmi. Il Khan vuole vederti. Non sono qui per parlare. Hai tradito tutti. Possiamo salvare il paese insieme. Non deve finire per forza così. Sì, Ryujo, è necessario. Olè! Lord Sakai! Lord Sakai! Vi prego, svegliatevi! Taka, come? Non tornavate. Temevo foste in pericolo. E volevo aiutarvi, ma i mongoli mi hanno preso. Diamine, dobbiamo liberarci. Ci hanno fatto su Cre qua, però. Ci uccideranno. Non lo faranno. Prova a liberarti.
Così, con la forza. Devo allentarla. La determinazione. Sarai assetato. Airak, latte della mia cavalla migliore, il suo ultimo dono. Ieri si è rotta la zampa, allora l'ho fatta macellare. Noi facciamo ciò che va fatto. Ecco perché siamo vivi, Lord Sakai. Io sono un samurai. Tu sei molto di più. Tu sei lo spettro. Convinci la tua gente a inchinarsi a me e darò loro la pace. Noi non potremo mai servirti. Tuo zio disse lo stesso quando gli chiesi di fermare la guerra. Rifiutò di essere tuo schiavo. Anch'io stimo la mia famiglia. E so cosa vuol dire vivere nell'ombra. Perché accontentarsi quando meritiamo di essere leggende? Lui lo è già. Vedi? La tua gente ti segue. Unisciti a me e salvali. Tu vuoi soltanto dividerci. Come hai fatto con Ryuzo. Noi no. Alla tua leggenda non importa nulla di te. Se lo uccidi, puoi andare. Tuo amico è morto per te. Ne troverò un altro e tu dovrai scegliere ancora. Mi aspettavo prima o poi qualcuno dei nostri morisse. Ed è morto quello forse un po' più ingenuoto e buono alla fine. Solo che Yuna la prenderà male sta cosa. Yuna la prenderà molto male. In teoria lei domani deve partire per il Giappone. Reazione di Jin eccessiva, dici? Sì, ma l'hanno legato malissimo. Se si è liberato così a caso. Li ucciderò. Sì, ma che stronzata, cioè, mi metti qua? Con chi mi devo confrontare? Chi combatterà? Mi leghi qua e dopo c'ho tutta la mia roba subito lì. Mi sembra una cagata, onestamente. Senza pietà! Non ucciderai anche me! Sì, è che se me lo scrivi quando attaccare è troppo semplice. Volevo farlo da solo. Ah, ecco, allora ok. Sì, perché effettivamente mi è sembrata una reazione un po' del cazzo. La morte.
Muori, frega. Di quella puttana si mi ammazzava l'ultimo fega. Traditori. Sì, sì, il doppiaggio dell'urletto virile in effetti è stato una merda, cioè gli hanno ammazzato in teoria un amico. Oh guarda, c'è ancora la testolina. Sì, è stata un po' una merdata. Sono molto d'accordo. Prendiamo un po' tutto, abbiamo preso un po' tutto, sempre dai, ci siamo incastrati. Dove andiamo di bello? Di qua. Ah cazzo, mo ci sgama che è morto il fratello però. Jin, Yun, ho appena visto il cane insieme a Ryuzo. Dov'è Taka? Sta in giardino, con la testa tra le nuvole. Ha lasciato un messaggio, diceva che ti avrebbe seguito. Dov'è? No. 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 Yuna, signorina? Aspetta. Non è come sembra, possiamo parlarne. Non doveva essere qui. Perché ha disobbedito? Dai, con un po' di colla vinilica però si fa tutto, eh. Salve Princeton, ben arrivato. Orgogliosa di lui. Voleva essere come lo spettro. Non dovevi lasciarlo venire! Ho provato a fermarlo. Ma lui voleva rendersi utile. È da Taka. Tanto questa si incazzerà con noi a gratis. Arriva, no? Non siamo in formissima, devo dire. Figa, ho provato a fare una cosa stupida, nel senso di schivare, tirare fuori l'arco per far esplodere il barile esplosivo, ma non mi è uscito proprio niente. Ah, ma c'è anche un cazzo di cane! L'avete ucciso! Cazzo merda di cane! Bastardo! Guarda! Muori! Bastardi! Ah!
L'avete ucciso! Cagare, vai! Cazzo! Prendere. Ne arrivano un bel po', sbaglio. Mamma mia, che succhere di proporzioni bibliche, signori. Dato fuoco a tutti. Posto? No, ne arrivano altri. Tom! Merda, questo ci spara in... Non vi dico dove. Tom! Oh, l'archetto si è rivelato utile sto giro, eh. Mamma mia. Toh. No, che ci spara. Questa volta era letteralmente in culo, perché eravamo di spalle. Toh. Cribio. Ma dove sono qua, Mona? Ma sei girato di spalle, ma è stupido. Ma scusi, che fanno? Ma avviso. Toh. Ci levi dal cazzo, Yuna. Toh. Toh, infiarisca. Mamma mia, che spadaccini spadaccianti siamo stati. Olè. Quello era l'ultimo. I cappelli di paglia sono finiti. Ryuzo è solo. È ancora vivo. Con il Khan. Qui non ci resta altro da poveri fuffi. Devo seppellire. Li ammazziamo tutti, cazzo. Ti aiuterò. E dipende se vuole il nostro aiuto adesso. Succede? No. Non sarebbe dovuto accadere. Mi dispiace. Giurai di dargli una vita dignitosa. E proteggerlo. Non è colpa tua. È mia. No. Del Khan, di Ryuzo, di tutti i mongoli su quest'isola. Aiutami a ucciderli. Aiutami. Sì, era un caricamento, però che non era un po' strano. Sembrava bloccato. Non ho più motivi per andar via. Non so dove andare. Cosa fare? Se non restare e combattere. Dovresti tornare al campo di mio zio e riposare. Ci vediamo lì. È stato forte. Fino alla fine. Oddio. Lo è sempre stato. Ha detto una mezza bugia, dai, è morto un po' da coglione. Buon tac. Comunque sì, figa, cioè hanno tanto allungato i caricamenti per mettere i suggerimenti, questo era un suggerimento senza, no, un caricamento senza suggerimento e quindi mi ha spiazzato, non ero sicuro se sarà buggato il gioco, tipo bloccandosi tutto, mi hanno colto impreparato in quel caricamento di prima. Allora, punto tecnico acquisito. E va bene. Il fato di Tsushima, vediamo. Ah, ok, ho sconfitto i capelli di paglia, ma a caro prezzo. Ryuzo è fuggito, ma la vera tragedia è la morte di Taka, un delitto che non resterà impunito. Lord Shimura è al suo campamento e si prepara per la battaglia. Prima di partire voglio controllare come sta Yuna. Ok, quindi probabilmente no, va un po' più
per le lunghe andare a fare la missione là. Beh, ci sta, e comunque non penso sia l'ultima, perché sennò cosa ce ne facciamo di questa zona qua? Quindi sarà comunque, non penso sarà finale, però a sto punto non riusciamo a farla in questa live, perché siamo a quasi 2 ore, siamo 1:50, ed era peccato rushare tanto per fare, quindi siamo tipo qua di sta roba, andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa, ci siamo tipo attaccati, ho raggiunto il luogo segnato, ah sì? E che faccio, preghiamo qui? No, sta lassù. Perché da tanto che non facciamo catroia santuari. Poteva essere magari una buona occasione per farlo, visto che abbiamo un po' di tempo. Vai, buttati che è morbido. Vada, si fidi? Cristo, sono morto. E forse non doveva fidarsi. Vabbè, succede. Errori di valutazione, ti uccidi per sbaglio. Onesto. È che è stronzo, perché alla fine è con il salto, praticamente tu fai un volo ancora più alto, mentre se solo si calerebbe giù piano piano non sarebbe successo. Vabbè, non tutte le ciambelle possono nascere col buco. Non potevo rigenerarmi perché non avevo 3 palle gialle, quindi non potevo per quello. Piano piano noi ci arriviamo comunque, signori. Allora, aspetta che... sì, che qua c'è lo spertugione. Ma mi butto giù su di qua. No, secondo me aveva più senso... No, non ha... No, devo... Ok. Poi ce ne sta un altro qua. Con estrema agilità. Ma sei stronzo! Perché non si è aggrappato? Vabbè, questa non è colpa mia, figa. Gin! Meno gin tonic e più gin Sakai qua. Oh! Ma guardalo. Sto coglione. Allora, ti devi buttare là. Ti devi buttare Sakai là. Ok. Sì, no, il secondo era colpa mia. Però il primo era rincoglionito lui. C'è sta la fune. Prenda la fune, ho bevuto troppo per prenderla. Signor Jin, vada. A posto. Siamo a cavallo ormai. Con quale animazione scadente? Madonna. Aspetta che vedo. Ok, possiamo andare qua. Vada sul legnetto. Cosetto qua. Sucre, piano cazzo. Qualcuno ha dimenticato un sacchettino. Lo recuperiamo. Vai così. Ci stiamo arrivando, spero, a questo santuario, no? Ormai. Oh, guarda che bel panoramino con l'isolotto. Bello, dai, carino. Come detto in più occasioni, il lato artistico è fighissimo. Ha tante altre carenze, ma il lato artistico molto figo. Dovrebbero farsi imprestare anche loro qua i Sucker Punch, l'engine grafico di Horizon Zero Dawn, come ha fatto anche la Kojima Production. Quel motore grafico fa miracoli. Quel motore grafico insieme a questo lato artistico viene fuori qualcosa di meraviglioso. E niente, siamo andati proprio dritti giù per il tubo. Come mai è successo? Perché devo prendere più rincorsa, forse. Jin Sakai, no? Ok. Allora non ho visto dove andare. Cosa mi sono perso?
scusi, allora io ho fatto sta cazzo di Ifune e sono arrivato qua. E mo? Io ci riprovo ancora una volta. Vaffanculo, dobbiamo fare un salto da giaguaro però, cazzo. Vabbè, sembra che si debba andare di qua, se... Così sì, poi andiamo di qua. Vai col salto del giaguaro, bene. Ok, qua si spertugia in alto. Vai, facciamo la scalatina. E poi quando arriveremo in cima ci dirà: ok, non dovevi andarci adesso perché non hai il livello giusto. Quanta strada ci vuole ancora? Dobbiamo andare un culo lassù. Ok, perché ci fanno andare eventualmente qua? O qualche beneficio oltre a prendere un sacchettino di provviste? A vedere di nuovo il panorama. Mamma mia. Allora piano piano andiamo di qua. Vabbè, piano piano un... Tutto a posto, le ginocchia finché reggono. Soffriremo molto senza Ares. Soffriremo molto senza la sua presenza. Sto già soffrendo in anticipo, pensando che presto riuscirà a non esserci o a esserci molto meno. Allora, vai di qua. Vai Gino. Vai Gingino. Ok, siamo arrivati a destinazione per adesso. Vai di qua. Si tocca fare una scalata fottutamente enorme. Spero serva a qualcosa di molto faico. Anche perché Gingino qua comincia ad avere un'età. Oh, guarda che bel panorama. Bei colori, signori. Con tutto il montagnazzo. E gli alberozzi. Caruccio, caruccio. Onoriamo il santuario. Molto bene, amuleto di Shinatsuiko, amuleto del Kami del Vento. Cosa fa di preciso? Quando fai barcollare un nemico, gli attacchi in missione non verranno interrotti per 6 secondi. Precisi, svizzeri, no, non mi piace. Fanculo. Tutta sta fatica per un amuleto del cazzo. Ah, però abbiamo il legno di ligustro, che invece sono rari e molto utili per fare i potenziamenti grossi. Ma poi non posso fare, non c'è un qualcosa di paglia... Sembra un Assassin's Creed fatto male. Sì, diciamo che almeno le scalate alle torri erano fighe in Assassin's Creed, dai. Tutto sommato sì. Però qua ci manca il paglione in basso per tornare giù. Io come cazzo torno giù? Non voglio di rifare tutta la strada. Figa, datemi una scorciatoia. Mi aspetto degli screen di una certa importanza. Quello è il compito di Caprione. Veramente non c'è un modo per scendere tipo Pocahontas che si butta giù per la cascata? Devo veramente fare tutta la fottuta strada. Gingino, vai! Vabbè, ma cascava in acqua. Ho capito che eravamo da una certa altezza, però dai, così. Ah, guarda che forse c'è un ponte. Guarda... Che forse c'è un ponte che prima non abbiamo visto. C'è un piccionazzo. Sucre. Dove ci porterà? Mi sento un attimo perso. Volevo andare in una zona meno persa per salutarci. Ma voi... Ah no, guarda che forse è dove che ci siamo schiantati prima. Oh, scusi!
Sucre. Che cazzo voleva questo però? Scusi. Perché cazzo era da solo così a caso? Si era perso? Era un Teo Samurai perso marcio? Però cazzo l'hanno ammazzato il Teo Samurai. Non si ammazzano i Teo Samurai, fega. Ok, dove siamo spawnati per curiosità? Qua, ok, vicini a sta roba. Beh, perché siamo sempre rimasti là in effetti. Ok. Allora, io direi che possiamo salutarci. Sì, dai, abbiamo fatto abbastanza robetta in realtà. Siamo stati abbastanza bravini con le missioncine, abbiamo fatto diverse cose. Prossima volta, e penso che questa prossima volta sarà domani. Domani, sì. Che forse sarà l'ultima volta che becchiamo Ares, cazzo. Sarà nel pomeriggio. Ve lo già confermo che domani sono abbastanza libero, quindi sarà nel pomeriggio. Tipo oggi, per capirci. Orca puttana, dovrei portare anche il Paper Mario. Vabbè, mi organizzo, domani riesco a fare due live. Domani faccio due live, quindi ve li porto tutti e due. Non so quale fare la sera, forse farei Tsushima la sera, ancora non lo so. Comunque vi aggiorno su Telegram, come sempre. E niente, noi ci vediamo presto. Vi ringrazio molto per la visione, ringrazio anche tutti quelli su YouTube che lo guarderanno. Mi raccomando con i like. E a prestissimo, un caro saluto a tutti e a presti, signori.